Grazie alla città metropolitana perché raccoglie la voce dei sindaci anche dei territori più esterni, anche dei piccoli comuni come Bollengo, 2200 abitanti, fino a qualche giorno fa non toccata dal coronavirus, ma dal 24 ha aperto un COC perché ci sono state segnalate persone positive, oggi sono tre. E c'è una ventina di persone che sono in isolamento precauzionale. E noi abbiamo affrontato questo passaggio difficile della nostra vita, nella vita del nostro paese, cercando di mettere in atto tutti gli accorgimenti che necessari, intanto per fare in modo che ci limitassimo al massimo i movimenti delle persone. Abbiamo ridotto gli orari di ufficio, diciamo a 3 giorni alla settimana, aperti al pubblico, soltanto per 2 ore al giorno, quindi 6 ore settimanali su 5 giorni, e abbiamo comunque garantito lo svolgimento dei servizi essenziali e lasciato la possibilità di prendere appuntamenti ai cittadini che avessero esigenze importanti e indifferibili. E voglio ringraziare i responsabili della Protezione Civile, i volontari e anche una persona, un cittadino di Bollengo che mi ha telefonato e ha detto al di fuori del mio orario di lavoro, fa il carabiniere, nei miei impegni, io sono disponibile a dare una mano qualora sia necessario. Così come voglio ringraziare tutti i dipendenti del comune che si sono adattati alla nuova situazione con grande disponibilità. Devo anche dire che quando ci siamo rapportati con gli uffici dell'ASL, con l'unità di crisi e con la regione, abbiamo trovato dall'altra parte persone di grande disponibilità, affabilità e che si sono messe subito a disposizione per darci le informazioni giuste. E abbiamo quindi cercato di attivare tutti i provvedimenti necessari per garantire, diciamo così, il massimo isolamento, la verifica dell'isolamento delle persone che sono costrette in casa e dall'altra parte per metterci a disposizione dei servizi che potessero in un qualche modo rispondere alle loro esigenze. Abbiamo sentito gli esercizi commerciali presenti sul nostro territorio, abbiamo avuto una grande disponibilità per la consegna a domicilio del necessario, qualora richiesto. Abbiamo trovato un nostro residente che è agente di una ditta che vende via web e fa le consegne a domicilio, l'abbiamo attivato e da questo punto di vista credo che abbiamo dato la risposta possibile, migliore, vista la nostra realtà. Naturalmente si sono verificate anche nel nostro comune negli anni una riduzione degli esercizi commerciali, per cui per alcuni articoli di carattere alimentare, alcuni generi alimentari, bisogna ancora rivolgersi anche al più vicino supermercato di un comune limitrofi. Oggi c'è una grande attenzione rispetto della normativa e non vediamo dei movimenti strani per il paese. Certo fa pensare vedere un paese che era comunque abbastanza animato con il parco giochi non più frequentato, le scuole chiuse e ci stiamo rendendo conto che stiamo facendo un passaggio di carattere epocale. E probabilmente quando ne usciremo tutto non sarà più come prima. Bisognerà cambiare anche i nostri atteggiamenti, bisognerà pensare anche a come rapportarsi meglio nella società di domani. E una cosa che noi abbiamo avuto subito come effetto però anche è quello dell'impatto sociale delle norme che sono state attivate per garantire l'incolumità delle persone. E chi aveva lavoro precario e che è rimasto a casa o meno si è rivolto subito a noi perché ci sono anche dei casi che non possono affrontare, diciamo così, non hanno i mezzi per affrontare una vita dignitosa in questo momento. Allora, come comune abbiamo stanziato un fondo
per intervenire in fondo sociale, per intervenire in situazioni di crisi, un fondo che integra e si affianca agli interventi che il nostro consorzio socioassistenziale non può affrontare e al quale provvediamo direttamente noi. Ecco, in questo quadro mi preme dire anche che rivolgo un appello allo Stato, al governo. I comuni non devono essere lasciati soli, tutti i comuni, perché in questa situazione sono a rischio anche i nostri bilanci, ci sono delle grandi difficoltà di liquidità, per cui ci troveremmo forse, se andiamo avanti così, nella situazione anche noi di non poter far fronte con i nostri bilanci alle esigenze primarie di funzionamento del comune e delle risposte da dare ai cittadini e al territorio. Ecco, io mi auguro poi davvero che questo ci serva a riscoprire anche un senso di comunità che forse a volte veniva messo un po' da parte perché spesso nel rapporto cittadino, amministratori pubblici e pubblico prevale ancora un senso di individualismo e di egoismo che una volta probabilmente non c'era. Ecco. E se penso che Altiero Spinelli è stato uno dei protagonisti che ha portato prima alla CECA, alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, poi alla Comunità Europea e oggi all'Unione Europea, se penso che quelle idee sono nate quando ancora la Seconda Guerra Mondiale non era finita, allora penso che anche noi dovremmo trovare la forza, la capacità di pensare a un futuro ridisegnandolo in termini migliori, sperando che tutti possiamo superare nel modo migliore questa emergenza. Faccio naturalmente gli auguri più sentiti di successo per quelli che sono oggi positivi, che sono colpiti dalla malattia, quanti sono in isolamento. L'augurio a tutti noi di superare presto questo difficile passaggio.